Ed eccoci di nuovo in diretta, qui con noi, come vedete, il CT della Nazionale, Marco Porro. Benvenuto. Grazie, buonasera. Ecco, aspettavamo questo momento perché non avevamo ancora avuto occasione di scambiare due parole dopo il grande evento, il ritorno dell'Italia in prima divisione. Noi non c'eravamo, ma tu sì, ci racconti qualcosa? Sì, è stato molto bello, è stata a Varsavia per la seconda volta. L'anno scorso l'avevamo vinta, ma l'Italia era in prima divisione, quindi è servita come vittoria. Invece quest'anno è stato fondamentale, perché vincendo siamo ritornati in prima divisione. Com'era l'atmosfera? Immagino abbastanza tensione, comunque avevate sulle spalle un po' di aspettative. Sì, tensione c'è sempre, però l'importante è fare gruppo, far squadra, stare sereni e soprattutto divertirsi, perché questo prima di tutto è uno sport. La squadra era coesa? Sì, molto. No, devo dire che i ragazzi sono fantastici, si sono aiutati, sono incoraggiati, no, molto bene direi, una bella atmosfera. Ecco, guardando avanti alla stagione 2023, che cosa ci puoi raccontare? Avete già in mente una programmazione di cavalieri ma anche di cavalli? Sì, allora dobbiamo dividere un po' i cavalieri, dobbiamo rincorrere la prima divisione con tanti appuntamenti. Il primo penso sarà San Gallo, dopo Piazza di Siena. Abbiamo Piazza di Siena in casa nostra per arrivare alla finale di Barcellona, dove abbiamo ancora una possibilità di qualifica. Poi abbiamo il campionato d'Europa in casa, che è a San Siro, e le prime tre nazioni europee si qualificheranno per le Olimpiadi. È una cosa che ci teniamo tantissimo, perché sono più di 20 anni che manchiamo alle Olimpiadi, e ci proveremo a tutti i costi, insomma. Non abbiamo ancora parlato dell'evento in cui siamo immersi attualmente, Verona, unica tappa italiana di Coppa del Mondo. Come hai scelto questi azzurri? Ma abbiamo fatto un ragionamento con i ragazzi e quelli che hanno più cavalli a disposizione sono Bucci, Lorenzo De Luca e Emanuele Gaudiano. È vero che Torturiello e Oslo ha preso dei punti, anche lui ha dei buoni cavalli, quindi questi sono un po' i quattro che punteremo di portare avanti. Per gli altri sarà una buona esperienza, e alcuni cavalieri come Ciriesi, Camilli sono rimasti un po' tranquilli, perché dobbiamo puntare e fare molto bene il prossimo anno. Ecco, a proposito di prossimo anno, sappiamo che tu comunque punti molto sui binomi giovani. Sì, a me piacciono molto i cavalli giovani. Quest'anno ad Atene abbiamo vinto la Coppa delle Nazioni con 3 cavalli italiani, tra l'altro, di 8 anni. E poi ci sono dei ragazzi giovani, vari Casadei, Barbadoro, che sono gli young rider molto molto bravi e talentuosi. Insieme al tecnico Piero Coata stiamo cercando di fare un programma. A me piace avere in squadra un ragazzo giovane e uno esperto che possa trascinarlo, insomma. Diciamo, è la tua tattica vincente? Lo spero. Ad ora è andata, però speriamo di continuare così. Speriamo. Il vivaio quindi c'è, dici? C'è, devo ringraziare tutti i cavalieri amazzoni che sono messi a disposizione. Quest'anno ho dato spazio a tutti. Il prossimo anno sarà un po' più chiusa la cosa e cercheremo di essere in forma agli appuntamenti che dove giochiamo punti, dove cercheremo di la qualifica alle Olimpiadi soprattutto. Più coltello fra i denti quindi per i cavalieri? Sì, ma sono bravi. Benissimo, ci lasciamo con questa frase allora, sono bravi, sì. Speriamo di ripeterlo al più presto. Per il momento complimenti ovviamente per il risultato ottenuto, e ora spazio alle competizioni. Grazie. Grazie mille.